Si è aperta oggi la 5 giorni di controinformazione sul nuovo aeroporto di Firenze, organizzata dai comitati e dalle associazioni che da tempo si battono per evitare che il progetto della pista parallela puntata su Prato per decolli e atterraggi passi dalla carta alla realtà. La sala al piano terra di Palazzo Banci Buonamici ospita una mostra fatta di carte, cartine, documenti, studi ed esami che raccontano come sarà e soprattutto quali impatti produrrà sul territorio il nuovo scalo di Peretola. Controinformazione che serve nelle intenzioni degli organizzatori a smascherare le bugie che circolano. Uno dei punti su cui voi dibattete è che l'aeroporto, il nuovo aeroporto e il parco agricolo della Piana non potranno convivere. Noi abbiamo speso, perlomeno sono stati accantonati grossi fondi per realizzare questo grande parco. Parco che probabilmente era dettato dal fatto che l'estendersi della città di Prato, di Firenze, di Campi Bisenzio e quant'altro lasciavano poco spazio verde ai cittadini e quindi come i medici nel fine Settecento avevano intuito che l'allargamento della città di Firenze aveva bisogno del parco delle Cascine, guarda caso i nuovi amministratori si pensava che sempre illuminati avessero pensato a fare un nuovo parco urbano per cui la cittadinanza ne potesse fruire nei momenti di svago. Tutto questo invece repentinamente è cambiato, è venuto un aeroporto che cementifica o perlomeno prevede l'esclusione di circa 200 ettari di questo parco verde eccetera. Quindi il parco agricolo della Piana non verrà più realizzato. Domani alle 15.30 Consiglio Comunale straordinario aperto a tutti sull'aeroporto. La parola questa volta sarà data anche ai comitati.